Buongiorno amici e buongiorno amiche, bentrovati ad un appuntamento nuovo, 3 gran minuti, new location, direttamente dalla Val di Fassa dove mi trovo in ferie, ma da dove non volevo esimermi ad un saluto al grandissimo Blaise Matuidi che al di là delle qualità che in molti hanno messo in discussione, non si può non sottolineare la professionalità, la serietà del giocatore. 3 stagioni per lui alla grande in maglia bianconera con 98 presenze e 6 reti. In bocca al lupo, lo aspetta la MLS e presumibilmente la squadra dell'Inter di Miami. A seguire altre uscite importanti, altre uscite onerose, nel senso che la Juventus mira a sfoltire la rosa, a ringiovanirla e a liberarsi del monte ingaggi, a diminuire il monte ingaggi. Quindi, come per Matuidi, lo stesso discorso potrebbe valere a breve per Gonzalo Higuaín, richiesto dal River Plate o dalla possibilità di fare un'esperienza anch'egli nella MLS. Higuaín che lascerebbe la Juventus dopo 105 presenze e 48 reti in bianconero e Khedira che invece potrebbe risolvere il proprio contratto e quindi alleggerire il monte ingaggi bianconero dopo aver collezionato 100 presenze e 21 reti. Quest'anno è un'annata di veramente ringiovanimento, dove prima si tenderà e si mirerà a concentrarsi sulle cessioni, quindi su questo stanno lavorando i bianconeri. Il tavolo delle trattative che hanno imbastito sono numerose, da Pogba, ve ne ho già parlato, Zaniolo, che si può essere complicato, ma non ancora definitivamente tramontata l'idea di portarlo a Torino. Ci sono altri giocatori che sta seguendo la Juventus, lo stesso Milik che a giorni potrebbe sposare la causa bianconera, ma ci sono altre cessioni da sistemare. Sicuramente in partenza sono segnati anche Douglas Costa, da cui la Juventus, a differenza che da Matuidi, Khedira e Higuaín di cui vi ho parlato, dove potrebbe, anzi dove sicuramente concede la lista gratuita e si alleggerisce soltanto il monte ingaggi, da Douglas Costa invece c'è ovviamente l'obiettivo di fare cassa al di là di ridurre uno stipendio anch'esso oneroso. Come lui, Bernardeschi, richiesto da Napoli nell'operazione Milik, valutazione circa sui 28-30 milioni e poi ci sono le situazioni delicate, quelle di De Sciglio che non sarà facile piazzare, situazione da tenere in considerazione anche quella di Aaron Ramsey. Aaron Ramsey che sarà valutato, per lui c'è una richiesta, un'informazione presa da parte del Manchester United, Juventus che sta lavorando, come vi dicevo, su Pogba e quindi Ramsey, Douglas Costa potrebbero essere degli obiettivi interessanti per i Red Devils, ma Aaron Ramsey che pare avere anche qualche spasimante nella Liga. Io per adesso vi saluto qui, vi auguro un buon proseguimento, a me di ferie, a voi di quello che starete facendo. Vi saluto, vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale e vi do appuntamento ai prossimi 3 gran minuti. Ciao! Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!